Cosa ha piazzato la Roma in questo ultimo giornata di mercato? Mamma mia, un calciatore che anche a me fa impazzire. Ma prima di parlare di questo giocatore, ovvero Tommaso Baldanzi, ragazzi, vi parlo anche di un acquisto già fatto della Roma qualche giorno fa, che non ci ho fatto ancora un video, quindi collegando Baldanzi, che è uscita poco fa la notizia. Ci aggiungo anche comunque questo giocatore della Roma che ancora non l'ho trattato, non ne ho parlato, e due paroline mi sembrava giusto dirle. Ovvero Angelinho, ragazzi. Angelinho è un nuovo giocatore della Roma. Arriva dal Galatasaray in prestito alla Roma, che la proprietà, il cartellino è dell'Ipsia. E la formula è molto semplice: prestito con diritto di scatto a 5 milioni. Angelinho al Galatasaray non voleva più rimanere. E quindi va alla Roma perché? Perché la Roma su quella fascia, no? A Spinazzola, che spesso e volentieri bisogna dirlo, è infortunato e comunque non è più lo Spinazzola di un tempo. E siccome Mourinho tempo fa si lamentò dei terzini, barra esterni che non sanno crossare, sembrerebbe che almeno questo Angelinho spagnolo il piedino ce l'abbia, no? Almeno per mettere di cross al centro. E vedremo con De Rossi se giocherà, se sarà titolare oppure no. Ma è un colpo interessante, giocatore di esperienza, no? 90, classe 97, 27 anni, quindi nel pieno della carriera calcistica. Prezzo di mercato 8 milioni, secondo Transfermarkt. La Roma se lo riscatta lo paga 5, quindi va anche a risparmiare eventualmente se dovesse riscattarlo. Ha vinto una Coppa di Germania, ha vinto due Coppe di Lega Inglese e ha vinto una Supercoppa d'Inghilterra. Ragazzi, Angelinho ai primi tempi della carriera sembrava un giocatore fortissimo, infatti aveva anche militato nel City, se non sbaglio, e sembrava un prospetto molto interessante. Sicuramente adesso arriva una stagione non facile al Galatasaray. È un rimpiazzo che la Roma prende perché, ripeto, siccome Spinazzola non ti dà più quelle garanzie, giustamente c'era bisogno, no? È un terzino sinistro che all'occorrenza può fare anche l'esterno sinistro a tutta fascia, quindi è perfetto per la Roma, no? Perché se la Roma poi dovesse giocare col 3-5-2, eventualmente come c'era prima Mourinho, sa farti anche quella fase. Quest'anno 19 partite, un gol e un assist con Galatasaray, 1465 minuti giocati, quindi vabbè, è un terzino di spinta, non deve più che altro fare assist, ne ha fatto uno, ha fatto un gol. Ripeto, una stagione non facile per Angelinho, però a questa cifra, ragazzi, sinceramente parlando, ti prendi comunque un esterno barra terzino e te lo porti a casa, sinceramente parlando. Vediamo un po' il bilancio complessivo di Angelinho. Da quando comunque appunto è nel mondo del calcio che conta e ne metti a due somme. Comunque, ripeto, ha fatto Manchester City, l'Ipsia, ha fatto squadre importanti. Sembrava un giocatore veramente forte, poi si è un po' perso per strada. E praticamente Angelino ha fatto 348 partite da quando è nel mondo quello che conta del calcio, con 24 gol e 77 assist, ragazzi. 77 assist sono veramente tanti, 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 tanti. Quindi si collega al fatto che questo è un giocatore che sa crossare. Ha fatto esattamente 223 partite da terzino sinistro con 13 gol e 10, 40 assist, e 113 partite come centrocampista di sinistra, quindi esterno sinistro, con 11 gol e 35 assist. Quindi questo qua, se lo metti esterno, terzino, tutta fascia o solamente in fase difensiva, è un giocatore che l'assist e il compagno lo vede veramente bene. Invece passiamo a Tommaso Baldanzi, ragazzi, perché Fabrizio Romano ha twittato su Twitter, ma non solo, anche tutti gli altri giornalisti, Pedulla, Di Marzio e tutto. Praticamente la Roma è ormai a un passo da Baldanzi con un prestito con obbligo di riscatto, quindi Baldanzi, finito questo prestito, sarà comunque un giocatore della Roma a 13 milioni più 2 di bonus, quindi un'operazione totale di 15 milioni di euro per portarsi Tommaso Baldanzi alla Roma. Farebbe il vice Dybala, se vogliamo, da quello che ho capito, però a me Baldanzi fa impazzire perché innanzitutto comunque costa 15 milioni di euro. La Roma lo va a prendere il prezzo che lo paga, quindi non esagere con la spesa. Ha vinto comunque un campionato di primavera. Ragazzi, Baldanzi è un 2003.
Cioè, Baldanzi c'ha 20 anni, 20 anni ragazzi, a marzo ne fa 21, è giovanissimo, cioè 23 marzo sto qua compie 21 anni, è fortissimo, è uno dei prospetti italiani, no? Come quelli tipo Tonali, Fagioli, è quello che è nato, no? L'Under 21 dell'Italia, li abbiamo scoperti tramite questa sale qua che ha comunque fatto dei talenti abbastanza importanti, a me piace un sacco, il ruolo naturale è trequartista, quindi... Dybala è uno che si scoccia sempre per quanto è forte, quindi giustamente la Roma si è andata a coprire con Baldanzi ed è una grande copertura, cioè è un grande rincalzo. Poi può fare volendo anche la seconda punta come altro ruolo e la punta centrale, quindi un giocatore utile, siccome anche lo stesso Belotti è nato a Firenze, perché Belotti, ragazzi, è un nuovo giocatore della Fiorentina. Quest'anno c'è da dire che non so come mai, un po' per infortuni, un po' forse anche perché appunto è un giocatore molto chiacchierato sul mercato, l'Empoli non l'ha utilizzato molto, solamente 14 presenze, di cui 2 gol, tra l'altro uno contro la Juventus qualche giorno fa, però 744 minuti giocati solamente, quindi 2 gol, mica male. Però ragazzi, la cosa che comunque voglio andare a vedere insieme a voi è l'anno scorso. Cioè, l'anno scorso Baldanzi si è messo in mostra. Adesso io non mi ricordo i numeri dell'anno scorso, ma adesso li andiamo a vedere insieme e vi faccio capire perché io, cioè, questo giocatore qua l'anno scorso mi piaceva veramente un sacco, perché l'anno scorso con l'Empoli si era messo veramente in mostra e se non sbaglio fu lui comunque uno dei trascinatori anche per la stessa salvezza dell'Empoli, perché comunque alla fine così era stato. L'anno scorso ha giocato 27 partite, ecco, ha fatto 4 gol. Tra 4 gol comunque nell'Empoli, ragazzi, se trequartista non è semplice farli e tanta roba. A me Baldanzi piace un sacco, ragazzi. Inizialmente sicuramente magari sarà il panchinaro, la riserva di Dybala, però Dybala senza Mourinho poi andrà via a fine anno, mica lo sappiamo, quindi è giusto prevenire anche per il futuro, essendo molto molto giovane il ragazzo. Da quando è nel mondo del calcio che conta, Baldanzi ha fatto 121 presenze, però ragazzi 42 gol, 121 presenze, 42 gol e 16 assist, numeri veramente molto, molto interessanti. Ha giocato 101 partite da trequartista, facendo 38 gol e 15 assist, quindi il suo ruolo è quello, ragazzi. Poi sì, lo puoi mettere a seconda punta, però seconda punta ha giocato solamente 6 volte, di cui comunque quelle 6 volte 2 gol e un assist. Ci ha giocato anche 4 volte alla destra, di cui quando ha giocato quelle 4 volte alla destra ha fatto persino un gol, poi ha fatto 2 volte solamente la punta centrale, facendo 0 gol e 0 assist, e ha fatto anche il centrale, centrocampista centrale, una presenza solamente, 0 gol e 0 assist. Però, ripeto, ragazzi, per me Baldanzi è uno dei prospetti migliori italiani. Cioè, un giocatore che piace veramente un sacco, sa usare sia il destro che il sinistro, è piccolo, rapido, sfugge, tecnico, quindi brava Roma, perché comunque... Ti ha preso due acquisti da Roma, però sono due acquisti che servivano, no? Perché ripeto, Spinazzola si spacca sempre, Dybala non ce l'hai sempre e li hai presi con due giocatori comunque validi. Angelino lo voglio valutare, ma su Baldanzi io non c'ho dubbi, ragazzi. Baldanzi è un grandissimo giocatore. Quindi brava Roma, brava i Friedkin che hanno fatto un colpaccio, secondo me, da questo punto di vista. E niente, quindi Angelino è già ufficialmente un giocatore della Roma, Baldanzi ci siamo, quindi lo sarà anche lui. E ragazzi, se vi è piaciuto lasciate un bel like, mi raccomando, commentate sui commenti e fate sapere un po' cosa pensate appunto di questi acquisti qua della Roma, di Angelino, di Baldanzi, di proprio sui commenti. E anche se vi piace, ragazzi, l'iscrizione al canale che è fondamentale, non costa nulla. E per me dare il vostro supporto, basta fare clic su iscriviti e siete iscritti, vi ringrazio di cuore, condividete il video con i vostri amici e anche loro e attivate le notifiche così non perdete i prossimi video che usciranno. Domani usciranno i pronostici, ragazzi, di mattinata, quindi vi raccomando campanella attiva, inserite anche i link dei vostri channel e link anche degli altri miei profili social. Qui dobbiamo anche vedere tutto, bella!